mostrarvi la mia coconut soup ispirata al mondo Thai. Thai coconut soup my way. Yes. Questa è una ricetta base dalla quale potete partire per costruire delle zuppe sempre più saporite, aggiungendo erbe, erbette aromatiche, spezie di ogni tipo, impasti, paste, quelle paste tipo coconut paste, insomma, potete davvero sbizzarrirvi. Questa è proprio la base sulla quale nel tempo, con l'esperienza, costruiremo. Qui gli ingredienti, zucchine e funghi come base, insieme al brodo. Questo è il brodo vegetale di Koro senza sale aggiunto. Poi spezie, abbiamo questo che è un mix di affumicato e paprika, e questa è altra paprika direttamente dall'Ungheria. E poi andrò a marinare il tofu con della senape e dell'aceto e a fare ovviamente la zuppa di cocco con del latte di cocco, e lì dietro ci sono degli spaghetti di soia. Iniziamo tagliando le verdure. Quindi, dopo aver tagliato i funghi e le zucchine abbastanza cosce, nella mia pentola abbastanza alta. No, ma questa è tua. Tu qua ci devi fare la torta. Sì. Aspetta. Prendo la wok, ci metto un giro d'olio, accendo il fuoco, butto le verdure. L'asciugino. Adesso lo tolgo. E incomincio ad aggiungere le spezie e gli insaporitori, quindi il brodo. Una bella saporita, quindi 2 cucchiaini di brodo, un po' di spice, non troppo, se no Jimmy esplode. Ok. E adesso le faccio saltare. Mentre queste vanno, preparo il tofu. Allora, marinatura del tofu. Prendo del tofu al naturale e lo taglio tutto a cubetti. Quindi da questo panetto io taglio per così in tre. Per lungo. E lo metto in una ciotola. A questo aggiungo un cucchiaio di senape, un pizzico di paprika, un goccio di aceto di mele, di limone, un pizzico di sale e basta. Adesso lo lascio qua. In questo modo anche le spezie si stanno tostando, invece che sciogliere direttamente nell'acqua, e prendono molto più sapore e gusto. Spicy! Allora, dopo che le verdure sono belle avanti, mi serve un coso. Mi piace mai detto, ok, monta la media shopping. Sì, Ok, dato ci fuoco un siamo. pezzo di carta. Aggiungo l'acqua che a parte ho fatto bollire e adesso farà un caos sfumo. A parte, in una padella preparo il tofu, quindi olio. Mentre il tofu si caramellizza e fa la crosticina, dentro la wok metto gli spaghetti. Non so se li vedete perché mi sta sparaflesciando tutto, sto avendo dei disagi oggi con la fotocamera, ma si stanno caramellizzando tutti gli zuccheri, quindi stanno lasciando tutta la crosticina. E qua adesso. Oh, it's coconut time! Questa è la consistenza.
Sì. Ah, il profumo è pazzesco. Assaggiamo. E ecco le nostre coconut soup con tofu, quindi anche vegan. Buon appetito! Buon appetito, fantastico! Due consigli, poi vi lascio andare a farla perché sta buonissima. Abbondate con le spezie, soprattutto il piccante, perché il cocco è molto dolce e quindi per combatterlo, comunque per bilanciare i sapori, andate giù di piccante. Io sono andata un pochino leggera perché non volevo esagerare, l'ho aggiunto alla fine sopra un pochino di pezzetta così, ma è davvero davvero buono. E non vi preoccupate quando versate l'acqua dopo aver un pochino tostato le spezie, che fa quel marrone che sembra tipo bruciato amarognolo. Il cocco combatte tutto, eh? Il cocco è una salvezza, mettetelo sempre alla fine e più lo lasciate andare più si riempie di gusto. Fatemi sapere se provate la ricetta, veramente facilissima, l'ho fatta io, e diventerà assolutamente, anzi è diventata, una staple nella nostra casa. E basta, dopo questa perla io vi saluto, vi ringrazio, spero che vi sia piaciuto questo video, se così è stato, lasciate un bel momento. Noi ci vediamo al prossimo video,